Buongiorno, mi presento Luca Ghezzi, sono un dottore commercialista e ho lo studio a Giussano in Brianza. Oggi parliamo di rapporti con i clienti e di come far evolvere lo studio in questi momenti abbastanza complessi. Intanto, due parole sulla mia esperienza: sono un dottore commercialista, esercito dal 99. Ho anche una prima laurea in informatica e facevo in passato l'analista programmatore, quindi diciamo sono un ex informatico. Con l'abilitazione di dottore commercialista e quindi la laurea in economia e commercio, ho sviluppato la professione un po' come tutti i colleghi dottori commercialisti, quindi occupandomi di attività tradizionale. Tuttavia, mi sono interessato di alcuni aspetti, in particolare di programmazione, controllo e analisi finanziaria. E quindi nel corso degli anni ho cercato di approfondire questi temi sia dagli studi universitari che da esperienze pratiche. Quindi, siccome come ex informatico conosco le problematiche di gestione del software e dei sistemi informativi, ho cercato di coniugare l'aspetto di dottore commercialista e di informatico per arrivare a dare delle risposte ai clienti. Risposte che voi potete ben capire quali sono, ovvero: spesso i clienti sono molto perplessi sull'andamento della loro attività, sono anche spesso molto preoccupati e quindi a volte cercano sempre qualcosa di più per arrivare ad avere una maggiore sicurezza e tranquillità in questo mondo così complesso. Innanzitutto, credo che molti studi commercialisti in questo momento stiano provando un po', come dire, il nervosismo e la preoccupazione dei clienti. Questo periodo di pandemia ha lasciato il segno. Molte aziende si sono indebitate, quindi hanno aumentato i propri debiti. Molte aziende hanno anche sospeso i pagamenti di Equitalia grazie alla moratoria e a questo termine che ha consentito di poter traslare questi pagamenti. Però tra poco saremo di fronte a un momento in cui ripartono i pagamenti alle banche e a Equitalia, e quindi gli imprenditori saranno messi a dura prova. Bene, nel rapporto con i miei clienti, come studio commercialista, ho cercato da sempre di dare quel qualcosa in più. Questo qualcosa in più l'ho ritenuto fondamentale nello sviluppo della professione, anche perché ci apre uno spazio strategico. Tenete presente che purtroppo oggi il lavoro di noi commercialisti spesso viene percepito dal cliente come una cosa scontata, ovvia, ripetibile, una commodity, questo termine inglese, no? Cosa vuol dire? Vuol dire che il cliente pensa banalmente: ma sì, la tenuta della contabilità, la redazione del bilancio, la redazione delle dichiarazioni, tutto sommato me la può fare un po' chiunque, no? Perché in realtà, innanzitutto, qui fa un errore di valutazione della professionalità e della competenza del professionista. Però, tuttavia, noi professionisti ci vediamo spesso aggrediti da concorrenti, alcune volte diciamo anche figure non proprio professionali o le associazioni di categoria, che per carità fanno il loro lavoro, però insomma l'impostazione di un dottore commercialista dovrebbe essere molto diverso da quello che si può avere con servizi più distribuiti, più diciamo che cura grandi masse di contribuenti. Bene, nel rapporto con il cliente dobbiamo quindi, secondo me, arrivare ad avere un equilibrio diverso, ovvero dare più spazio alla parte strategica nel rapporto con il cliente, pur facendo bene la parte tradizionale. Personalmente mi sono posto questo problema fin da subito, da quando ho avviato la professione, tant'è che molto tempo fa, circa nel 2006, ho deciso di creare degli strumenti software. Strumenti che si sono rivelati nel tempo fondamentali per poter offrire dei servizi competitivi. È molto, molto bello a distanza di tempo vedere che queste scelte, queste impostazioni sono rivelate vincenti, anche perché il cliente oggi mi percepisce come un business partner. Molto importante questo, cioè vuol dire che quando incontro il cliente non si parla solo di imposte, di tasse, di bilanci, ma si parla di come va il suo business, si parla di budget, si parla di aspetti finanziari, mi parla delle sue preoccupazioni. E quindi, insomma, poter dare al cliente degli strumenti innovativi, una visione diversa per
condividere con lui le sue preoccupazioni, fare in modo che il professionista non sia così lontano dal suo mondo fatto di preoccupazioni e di gestione dell'azienda, ma anzi il commercialista si siede di fianco a lui nell'esaminare come va l'azienda. Ecco, questo rapporto, questo modo diverso di concepire la professione diventa fondamentale. Il cliente ci vede in un modo diverso. Siamo più al riparo dalla concorrenza perché noi diventiamo strategici. Bene, quello che ho fatto nel corso del tempo è poi migliorare anche la parte di comunicazione e di strutturazione dei servizi che offro sia ai clienti sia ai professionisti, perché a un certo punto mi sono detto: allarghiamo questa mia esperienza ai professionisti, questo software che ho creato, facciamo in modo che anche altri studi possano beneficiarne. Ovviamente per me è un'attività di business come un'altra, ma è una cosa etica, una cosa bella. Di fatto si aiutano altri professionisti ad avere un maggior vantaggio competitivo. E devo dire che si stanno creando molte sinergie con i colleghi, è bello. Anche perché molto spesso io a mia volta utilizzo servizi di altri colleghi, per esempio su fiscalità internazionale, su altri temi che magari non tratto abitualmente. Quindi in un certo senso ci sono degli aspetti molto positivi in questo momento di crisi. Dobbiamo cavalcare questo momento e arrivare a dare delle soluzioni più articolate, più complesse, proprio per dare una marcia in più agli imprenditori che hanno di fronte delle sfide importanti. Io ho deciso quindi di creare questo servizio ad altri studi commercialisti, fare loro da tutor, da partner, per aiutarli in un percorso di evoluzione, di cambiamento. Tenete presente che sta per arrivare anche la normativa sulla crisi impresa, che prevede tra l'altro che l'azienda sia ben monitorata e ben controllata dall'imprenditore. L'imprenditore è la prima cosa che pensa che il commercialista deve poter fare e saper fare tutto, tra cui anche deve avere le risposte al suo commercialista. Per prima cosa noi stiamo cominciando a spiegare adesso ai clienti che cosa sarà la crisi d'impresa, ma dobbiamo fare in modo che l'imprenditore abbia un quadro di controllo e lavori in sicurezza. Per fare questo dobbiamo entrare nel merito di come va la sua azienda, dobbiamo farglielo capire, dobbiamo fargli vedere un modo diverso di controllare l'azienda. Banalmente deve fare il budget, dobbiamo fargli leggere il suo bilancio in un modo tecnico, perché il suo bilancio viene visto in modo tecnico dalle banche. Nelle riunioni con i miei clienti è normale esaminare dei grafici patrimoniali, finanziari, reddituali, esaminare dei confronti tra un periodo e l'altro, analizzare la marginalità. Il grafico ha un grande vantaggio che sintetizza in modo comprensibile la situazione dell'imprenditore. Quindi, per esempio, è molto bello per il imprenditore vedere rappresentata la sua azienda graficamente, non l'ha mai vista probabilmente, quindi gli può dare un colpo d'occhio molto interessante. La parte di analisi bilancio, quindi reportistica numerica e grafica, viene fatta con EasyBill, un software che ho creato ormai in funzione da più di 10 anni, quindi molto rodato, molto collaudato, al quale si stanno aggiungendo nuovi pannelli, nuove cose. La parte invece di analisi finanziaria, pianificazione finanziaria, quindi analisi flussi e pianificazione di flussi finanziari, fondamentale anche nella gestione della propria azienda, ne ho realizzata con dei software che sono una via di mezzo tra uno strumento Excel e un utilizzo di una piattaforma internet, per cui il software è fruibile sia dal cliente che dal commercialista contemporaneamente, per poter gestire i dati sia scaricandoli dai siti home banking delle banche, sia inserendo sulla base di scadenziari o altre situazioni gli impegni previsti futuri, quindi sia da scadenza del gestionale che anche previsionali. In questo modo si vuole arrivare e arrivo all'obiettivo che il cliente abbia sotto controllo le sue dinamiche finanziarie, previsto dalla normativa della crisi d'impresa. Bene, in tutto questo voi capite che uno studio commercialista tradizionale deve fare un'evoluzione, un passaggio, e diciamo non è probabilmente abituato a fare questa attività, per cui il mio servizio è quello di accompagnare lo studio commercialista in un'evoluzione per far sì che riesca a derogare questi servizi ai propri clienti e quindi acquisisca un vantaggio competitivo sul mercato. Ovviamente sono passaggi che richiedono un po' di tempo, richiedono sia gli strumenti ma soprattutto il mio supporto e la mia, come dire, direzione come consulente esterno allo studio.
tenete presente che molto spesso c'è anche un problema con la clientela, che la clientela spesso non accetta questi discorsi, no? Allora, anche in questo caso, molti studi mi stanno chiedendo di parlare come collaboratore dello studio con i loro clienti per dare questa immagine rinnovata dello studio, per spiegare tecnicamente il vantaggio che possono avere i clienti, in modo da, in un certo senso, convincerli che è un servizio molto utile. Ovviamente lo studio rafforza la posizione col cliente, fa nuovo fatturato, perché di fatto questi servizi vengono pagati. Anche qui ho trovato un giusto equilibrio, in modo che il cliente paghi dei costi non troppo esagerati, ma comunque ragionevoli, a fronte di un miglioramento fortissimo della propria azienda. Quindi, come dire, questo è un primo video introduttivo sull'argomento e vi invito a seguirmi sui prossimi video che farò, anche in relazione a una comunità, una community che sta crescendo tra colleghi, e quindi anche sui social, su vari post che sto creando e vari argomenti. In questo modo, nelle prossime puntate, entreremo un po' più nel merito di singoli argomenti. E vedrete come con il mio aiuto sarà possibile arrivare a questo risultato. Ovviamente chi è interessato per approfondire singolarmente questi argomenti vi invito a contattarmi. Per il momento vi ringrazio e vi auguro buona giornata.